Ci passi di sta strada, striscia lo pete, taglio delle canu, scule pitane. Siamo arrivati a sta strada fangosa, tienimi stretto, stretto con un catimo. La 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 la. Venire a Sant'Onagi è un viaggio nella tradizione, enogastronomica. Perché è terra di pietre. E le pietre parlano, parlano di storia, parlano di ciò che siamo stati e da dove veniamo. Per dare la possibilità di cogliere una traccia della storia antica, della viticoltura e del territorio. C'è da assaggiarlo soltanto, insomma, perché parla da solo. Ci troviamo qui in questa cantina che è la cantina più datata del territorio. Si porta appresso la storia, la cultura, le tradizioni del territorio. Le prime cisterne che sono state costruite per la lavorazione e la conservazione del vino sono state costruite nel 33-34 e ci sono esattamente 825 ettoli, tutti in barrique di rovere. Io la chiamo la pancia della cantina, la pancia perché l'associo, diciamo, alla pancia di una donna, no? Quale luogo migliore perché si generi la vita? Abbiamo realizzato una guida con dei percorsi che ci fanno vedere le nostre bellezze, i percorsi slow, no? Si dice adesso, percorsi lenti dalle masserie a San Miserino e le paludi. L'edificio di San Miserino probabilmente era parte di una villa romana, poi è diventato molte altre cose. Quando è diventata una chiesa hanno costruito questi capitelli che ancora sono in posto. E soprattutto è misterioso perché noi non sappiamo in effetti come è nato, perché si tratta di una costruzione che è un unicum nel Salento. I paduli, anche conosciuti come palude balsamo. È un posto che è magico. È stato fatto il ritrovamento di un animale particolare, l'Epidurus quesi, che è un piccolissimo crostaceo, un modello animale vecchio di circa 200.000 anni. Stiamo riscoprendo veramente quelli che erano i luoghi della cultura contadina sandonacese. Si fa ancora la pasta fatta in casa, quel rito della domenica che è rimasto ancora proprio inalterato a tavola. Quindi conoscere dal basso ciò che può essere il territorio sandonacese fa elevare quello che può essere appunto il valore di una gita o anche semplicemente un viaggio nel Salento. La pampanella della Ulia, la pampana. La zita mia non me ulia, la pampanella della ulia. La pampanella dello finucchio, la pampana. Vamos pro chão.